sorgi dunque, o Signore, e conferma nella tua grazia coloro che mi hai affidato e non permettere che qualcuno abbia a perdersi, disertando l'ovile. Oh Dio, oh Dio, non permettere che vada in perdizione la tua eredità. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Oggi contempliamo a livello di solennità, a livello di grande festa liturgica, la figura di San Matteo, apostolo ed evangelista. Un uomo che ha compiuto un percorso incredibile, che è stato avvicinato da Gesù, che nel nascondimento di quel sicomoro a un certo punto ha trovato il coraggio di accogliere in casa sua il Signore, di dargli ospitalità, pur se per poco tempo, e soprattutto di dare la propria disponibilità a seguirlo fino in fondo. Ecco, questo grande apostolo ed evangelista ci insegna davvero la conversione del cuore, passare dal nascondimento fino ad un uscire fuori, di poter mostrare il proprio volto, il proprio cuore, la propria vita a vantaggio e a beneficio dell'eredità della Chiesa. Anche Padre Pio ha fatto questo, no? Cercava il nascondimento, di essere nascosto, di non far vedere agli altri i misteri dell'amore di Dio, che siano esse le opere del corpo, le stimmate, oppure quei grandi doni che il Signore gli dava ogni volta nel segreto. Ma le opere di Dio gridano e devono venire fuori, appunto per la gloria del Signore. Ascoltiamo come lui ci indica il percorso che ha vissuto, soprattutto per l'importanza dei doni di Dio a salvezza delle anime. Così dice Padre Pio: «Sorgi dunque, o Signore, e conferma nella tua grazia coloro che mi hai affidato, e non permettere che qualcuno abbia a perdersi, disertandolo vile. O Dio, Dio, o Dio, non permettere che vada in perdizione la tua eredità». Ecco, sorgi, o Signore, cioè mostrati ogni volta. Fa sì che io sia guidato dal fatto che tu vieni in me con una grande percezione di salvezza. Coloro che si sono lasciati fare da Dio, coloro che hanno permesso a Dio di sorgere, cioè di uscire fuori, hanno trovato una conferma nella pienezza delle parole. La parola conferma o conformazione significa che ogni giorno Dio, attraverso la liturgia della parola, ci dona una forma che la nostra vita deve accogliere per conformarsi appunto con la vita di Gesù. Pensate che Francesco d'Assisi, quando si trovò in San Damiano davanti al crocifisso, in preghiera profonda e ascoltando quelle parole del crocifisso nel profondo del suo cuore, che gli dicevano: «Francesco, vedi che la mia casa è in rovina, va e riparala», lui rispose: «Questo lo farò volentieri», e sosteneva che la forma di vita evangelica, la conformazione a Cristo e al Vangelo, passa attraverso la forma della croce. Questa è la confermazione, la conformazione e quella voce ferma che Cristo ci dona. Francesco, nelle fonti francescane 1411, alla parola di Dio che usciva dal crocifisso di riparare la Chiesa, risponde: «Lo farò volentieri». Solo così davvero si è protagonisti della propria vita cristiana messa nelle mani di Dio. Ed è questo che l'apostolo Matteo ha compiuto. Quando Gesù lo ha incrociato con lo sguardo, gli ha chiesto di scendere da quel sicomoro, lo ha fatto entrare in casa, gli ha fatto capire che era per i peccatori, in casa di un peccatore, la vita di quell'uomo si è trasformata, cioè ha assunto un'altra forma, quello dell'apostolo, quello del discepolo, quello che è seguace, fedele fino in fondo. Ed ecco allora, non permettere
mai che nella vita di ognuno di noi ci sia la perdizione, cioè nessuno si perda, perché per la Santissima Trinità l'eredità più bella non sono le cose che abbiamo, gli appartengono tutte. L'eredità più bella sono i figli, sono le anime dei figli che non si devono perdere, che non devono uscire fuori dall'ovile. E Padre Pio questo lo sentiva profondamente nell'anima, quando vedeva allontanarsi dalla Chiesa. Anche se questo figlio era distante centinaia di chilometri, lo vedeva allontanarsi dalla volontà di Dio, davvero sentiva un profondo dolore. Perché l'eredità più bella è quella che Gesù è venuto nel mondo per salvare le anime. E vederle allontanarsi dalla sua persona era per lui un dolore, così come lo era per San Pio da Pietrelcina. I santi, gli apostoli, i discepoli sentono che nessuna anima come eredità di Dio si deve allontanare dall'amore del Padre. Ecco, prendiamoci cura di questo. L'eredità a cui vogliamo puntare veramente non sono le cose che ci lasceranno gli altri, ma le anime che ci sono consegnate dalla volontà di Dio ogni giorno. E questo lo è per tutti i cristiani. Ogni cristiano senta che le anime che gli sono intorno gli appartengono e non devono allontanarsi da Dio. Pace e bene a tutti.